Anche il malmesso Celano passa al Tubaldi, davvero diventato terra di conquista per tutti. Quasi increduli i marsicani alla loro prima vittoria stagionale dopo tante circostanze negative, mentre la crisi della Recanatese sembra infinita e quel che è peggio è che l'ambiente rischia di sfaldarsi con i tifosi esasperati che hanno contestato pesantemente la società con le sue scelte e la squadra. I 90 minuti sono stati pesantemente condizionati dalla sciocca espulsione di Ristea d'inizio ripresa, che ha cambiato volto ad un match fin lì equilibrato in termini di occasioni, ma nel quale i giallorossi denotavano una supremazia territoriale sterile ma abbastanza evidente. Il colpo del capò è stato forse immeritato, ma chi è causa del suo mal pianga davvero se stesso, il tecnico marsicano Morgante. Prima vittoria in campionato, sarà stato l'effetto del cambio in panchina. Comunque, che giudizio date di questa partita? L'inerzia è un po' cambiata con l'espulsione di Ristea all'inizio secondo tempo. Ma sicuramente con l'espulsione, come hai detto te, di Ristea, hai detto, no, non mi ricordo il nome, sicuramente abbiamo avuto più spazio per mettere in difficoltà la Recanatese, anche se fino a quel momento noi non è che avevamo fatto granché, ma nemmeno loro hanno fatto, anzi forse qualche situazione avevamo creata più noi che loro, se non quella traversa che hanno preso su uno svarione nostro difensivo. 5 giorni in panchina, ha fatto qualcosa oppure si sta limitando a rivitalizzare una squadra che mi sembra sia stata anche poco fortunata nelle partite precedenti? Assolutamente no, ho dato seguito al nostro lavoro che abbiamo iniziato a inizio anno e molto probabilmente la squadra forse andava aiutata più su un discorso psicologico che non di gioco e fisico. Qualche novità in formazione: Ristè viene spostato a centrocampo, se la caverà dignitosamente prima di macchiarsi del doppio giallo in 2 minuti. Fiducia a Gigli sulla sinistra con Pagliardini, unica punta. Raddoppi di marcatura costanti su Jacoponi, Rachini recupera un gran numero di palloni, ma è quasi un annullarsi a vicenda. Il primo tempo trascorre praticamente senza emozioni. Giusto per onor di cronaca segnaliamo un traversone di Gigli sul quale scivola l'esperto Fuschi. Bartomeoli si aggiusta il pallone al limite, ma il suo sinistro si perde di pochissimo al lato vicino all'incrocio dei pali. I marsicani riescono soltanto a guadagnare una punizione per fallo di Brugiapaglia su Valdes. Sulla punizione di Sabatini e Panici a regalare un brivido, si fa per dire, bloccando in 2 tempi. Ad inizio ripresa le cose si complicano, Ristè rimedia 2 ammonizioni in non più di un paio di minuti e lascia i suoi in inferiorità numerica. Il Celano, senza strafare, anche perché non ne ha i mezzi, guadagna l'inerzia della gara ed i leopardiani sono costretti ad arretrare il proprio baricentro. Sabatini prima costringe Paniccia ad un difficile intervento in tuffo per pulire la sua area di rigore, poi sbaglia la mira cercando il primo palo. Poco dopo Paniccia va a farfalle su una punizione di Marfia e viene letteralmente graziato da Rea da pochi passi. La Recanatese ha una buona chance al 33esimo, punizione di Jacoponi, Latini alza un campanile, Patrizzi sfodera una splendida girata che si perde sulla parte superiore della traversa. Poco dopo, l'episodio decisivo, Lazzarini innesca Luzzi che si fa mezzo campo, Di Marino lo affianca, poi, secondo l'arbitro, lo atterra. Lazzarini con freddezza trasforma, poi c'è solo il tempo per il rosso a Vitale, ma si era lo scadere, e per una scivolata in area di Jacoponi, lo sfogo a fine partita di Mirko Miccioli. Mister, partita veramente amarissima, non avevate demeritato fino all'inizio del secondo tempo. La sensazione è che l'inerzia sia un po' cambiata con l'espulsione di Ristella, la loro superiorità numerica. Beh, certo, questo sì, perché comunque stavamo tenendo bene il campo, stavamo facendo la nostra partita, non avevamo concesso niente a loro, magari anche noi non è che avevamo fatto grandissime cose, però da lì in poi è normale che siamo andati in sofferenza, siamo andati in difficoltà. Però devo dire anche che c'era l'espulsione anche per il loro difensore e non è stata fatta, ma non perché voglio dire niente contro gli arbitri, però quando è ora bisogna mandare via il giocatore nostro che ha fatto un'ingenuità, però prima ci stava l'espulsione loro per doppia ammonizione del difensore destro. Poi il rigore, cioè non c'è, lo può dare, ma anche a noi l'ultimo minuto poteva darci il rigore. Ma con questo noi sapevamo di dover lavorare, peccato che abbiamo perso una partita importante come contro il Celano. Un'altra cosa che vorrei sottolineare, mi dispiace che per i tifosi, che i tifosi ci devono aiutare, ci devono sostenere sempre e comunque, e invece oggi non mi è piaciuto il modo loro di rapportarsi con i giocatori. Se devono, non so, contestare la società, contestino la società, contestino l'allenatore, però non mai i giocatori che comunque sono quelli che poi si devono tirare fuori da questo discorso qui. Quello che mi preoccupa è che
i giocatori, pur perdendo, sono andati a salutarli e non sono stati salutati. E questo mi dispiace. D'ora in avanti i giocatori non andranno più sotto la curva, perché i ragazzi, come i tifosi, meritano rispetto. Io glielo porto, glielo ho sempre portato, come i miei giocatori glielo stanno portando e gliel'hanno sempre portato finché, quando c'ero io, loro devono fare altrettanto, perché sennò poi diventa una si sfalda tutto, si sfalda tutto e non mi sta bene.